Ciao ragazzi, io sono Alice Caimi. Qualche giorno fa mi è arrivato questo pacco che contiene un libro e oggi lo andremo a spacchettare insieme. Dalla sua grandezza penso che possa essere un libro da massimo 200 pagine, non credo di più perché comunque è anche un po' piccolino, non è nemmeno così grande. Andiamo perciò insieme a spacchettarlo perché non vedo assolutamente l'ora di vedere che libro sia. Perciò andiamo insieme ad aprirlo. C'è anche un bigliettino dell'autrice che dice: "Spero che il libro ti piaccia, è sulle donne e la loro forza. Ti aspetto su IG, mi trovi come Miss Sparkling Books, ti abbraccio e grazie da Barbara." Passando invece al libro, esteticamente è davvero bello, si presenta molto bene. Si chiama La figlia della lupa ed è un romanzo di Barbara Versa. E appunto, come dice la scrittrice, è un libro che parla delle donne e speriamo davvero che mi piaccia. Il carattere della scrittura è davvero molto bello e molto interessante e non vedo l'ora di leggerlo. Il disegno della copertina è davvero molto molto intrigante perché c'è una ragazza che sta camminando verso il nulla perché davanti non c'è assolutamente niente. Questo è il libro, è davvero molto molto bello, spero che mi piaccia e quando avrò finito di leggerlo potrete trovare la recensione sul sito ufficiale di Nefi Mag. Un abbraccio e grazie a Barbara di avermi inviato questo libro. Allora, bentrovati, sono qui per portarvi la mia recensione su questo libro che ho letto ultimamente. Ho voluto dedicargli veramente molto tempo per riuscire a trovare le parole giuste per descrivere la bellezza di questo libro. Infatti, dalla prima all'ultima pagina mi ha colpito veramente, è riuscito a farmi immedesimare nella vita dei personaggi, a far scorrere dentro di me quelle emozioni che si provano leggendo questo libro. Parlando infatti del libro in sé, mi ha colpito tantissimo la terminologia delle parole, il linguaggio che viene utilizzato per descrivere i personaggi, le ambientazioni. Quando mi era arrivato questo libro avevo già intuito che mi sarebbe piaciuto veramente, anche perché esteticamente si presenta veramente molto bene e ho avuto la mia conferma andando a leggerlo anche. Il messaggio che l'autrice vuole trasmettere al lettore è un messaggio molto forte: le donne, il mondo femminile visto attraverso la penna di Barbara Versa, di una donna che cerca di portare avanti la sua indipendenza. Parliamo infatti di due donne che devono affrontare tante difficoltà e che si ritrovano. La cosa che mi ha particolarmente colpito è stata la capacità dell'autrice di riuscire a trasmettere la forza nei personaggi che a mia volta sono riuscita a comprendere e a farla mia. Ed è così che sono riuscita a comprendere perfettamente il messaggio dell'autrice. Ovvero che anche davanti a delle difficoltà, la donna con la sua intraprendenza e il suo coraggio può arrivare ovunque e abbattere ogni ostacolo che gli si presenta davanti. È stato quindi un immenso piacere leggere questo libro e ringrazio l'autrice Barbara Versa per avermi dato l'opportunità e la fiducia di affidarmi questo fantastico libro. Lo consiglio a tutti quanti.